Bene, ciao a tutti e benvenuto ad Emanuele Marsiglia, la quarta edizione del Formia Film Festival. Bene, siamo qui con un grande campione di pugilato italiano, un pugilato pugile mancino. Bene, io vorrei sapere, dal ring al set, quali emozioni hai provato a stare sul set? Comunque, nonostante tu sia veramente un pugile e comunque abbia recitato il ruolo di te stesso, ecco, le emozioni che hai provato. Prima, buonasera a tutti. Niente, diciamo che non ho recitato perché abbiamo fatto il mio percorso di vita, di sacrifici, di allenamenti che si fa ogni volta che si fa una preparazione, che si fa un titolo mondiale, un titolo europeo, un titolo. E automaticamente ho raccontato la mia storia, la mia vita, i miei allenamenti, i miei sacrifici che si fanno. Perciò mi è venuto talmente naturale che non ho manco bisogno di recitare. E quindi non è stato difficile, e come ti sei trovato, il rapporto che hai avuto con il regista, com'è stato? Beh, Alessio è un ragazzo in gamba, con Alessio mi sono trovato benissimo perché è un ragazzo giovane, gli piace il pugilato, sa che cosa vuol dire la boxe, sa che cosa vuol dire allenarsi, come ci si allena e quanta sofferenza c'è prima di montare sul ring, perciò ci siamo trovati bene e siamo andati subito d'accordo. Bene, è una bella cosa questa. E invece un messaggio ai giovani che vogliono diventare dei grandi pugili? Beh, per i giovani per il momento dico fate qualsiasi sport, anche il pugilato, l'importante è fare sport. Oggi il pugilato in Italia è difficile farlo, difficile andare avanti. Abbiamo un momentaccio non solo nel pugilato, anche negli altri sport, però l'importante è crederci e crearsi un obiettivo dove uno vuole arrivare, può arrivare, e crederci fino in fondo. Vedrai che i risultati arriveranno. Bene. Coraggio è la tua parola chiave, va? Sì, coraggio, determinazione, credere in quello che fai. Fissarti un obiettivo, portarla a casa, questa è la passione che uno che ha per lo sport, l'amore che prova per questo sport, per il proprio sport che uno vuol fare. Bene, allora grazie Emanuele. Grazie a voi e alla prossima, grazie a tutti. Ciao.